come tale ha una struttura. Adesso Chiodi non ha più alibi. Abruzzo Engineering può entrare in campo sulla partita della ricostruzione. All'indomani della pronuncia del TAR che ha accertato la natura in-house della società regionale, la Filcams CGL chiede al presidente della regione di rompere gli indugi e le riserve, condizionate anche dall'inchiesta giudiziaria, e di seguire l'esempio di Cialente e del Corvo, che hanno impiegato almeno parzialmente questi lavoratori, dando respiro ad un'azienda che può essere salvata entro il prossimo 30 giugno. Noi riteniamo di confermare tutto quanto abbiamo detto nei mesi precedenti, ormai negli anni precedenti, ossia una società che è ferma, che ha avuto un piano industriale rinnovato nel 2009, ma a fronte di questo piano industriale non ci sono stati affidamenti dei servizi come era previsto sia dal piano industriale sia da ciò che era legato alla ricostruzione dell'Aquila dopo gli eventi sismici del 6 aprile del 2009. Per cui riteniamo che a questo punto anche questa pronuncia del TAR debba necessariamente permettere al presidente Chiodi, una volta per tutte, di uscire da questo imbarazzo e da questa incertezza che va avanti ormai da anni e di affidare questi lavori affinché i 200 lavoratori che ormai da 2 anni sono in cassa integrazione a singhiozzo oppure stanno lavorando ma solo per effetto di iniziative messe in campo direttamente dal sindaco Cialente all'Aquila, che dal 1° gennaio 2011 ha permesso a questi lavoratori, una parte di essi, di continuare a lavorare. Parallelamente, il futuro della società rispetto alla procedura di liquidazione? Il futuro della società è chiaro che c'è una situazione legata alla liquidazione che ormai da 4 mesi è in atto. Noi non entriamo nel merito della gestione della società, ma entriamo nel merito di quello che deve essere l'impegno di questi 200 lavoratori, o meglio 194 mi pare siano diventati ad oggi, per cui riteniamo che se c'è il lavoro, e il lavoro c'è, ci sono le professionalità e ci sono perché sono accertate, si debba, al di là di quelli che sono gli aspetti societari di una società, fare in modo che questi lavoratori siano messi nelle condizioni di poter assolvere al loro impegno lavorativo. Poi si deciderà se sarà questa azienda, se nella fattispecie lo può fare o non lo può fare, o se deve necessariamente essere qualche altra società, ma certo è che le risorse umane, le 194 unità, non possono essere lasciate al mare aperto, ma devono necessariamente essere messe in atto tutte le iniziative affinché possano riprendere a lavorare per questa regione e per la ricostruzione per cui sono chiamati.